Fine. Chiaramente richiesta. Fine. Lo fa l'inchiesto, uomo. L'abbiamo. Lo fa l'inchiesto. Allora l'inchiesto, tutto qui. Ma faccia il serio, detenuto. Ma lei deve rimanere già là moltissimi anni. Lei peggiora la situazione. Facciamo l'inchiesta. Lei peggiora. Ma sai giù. Facciamo l'inchiesta. Facciamo l'inchiesta. Falla. Falla. Fa una bella inchiesta. Se tu mi vai a costituire la fai. Sì, se tu fai l'inchiesta, io forse mi costituisco, capito? Perciò così, così io stavo via a capo di cato un vizio, non faccio niente. Vabbè, tu a fare l'inchiesta, no? Andiamo, andiamo, diciamo. Bene, allora il detenuto è pronto, accetta sì. Di fare l'inchiesta. Sì, fortissimo sì. Sul mondo delle carceri. Buonasera. Salve detenuto. Siamo sul mondo delle carceri, siamo roba tutto proprio, roba mondo, c'è questo carcere, una bella visibilità. Ho detto mondo con la D, no monte. Mondo. Esatto, vabbù. Si vede il mare, si vede il castello dell'uovo. Sì, vabbù. Tutta la caracciola. La domanda, le zuppe di cozzi, la domanda è che cosa pensa della possibilità di avere finalmente le mogli in carcere? Ecco. Bravo! Sono d'accordo! E bugiare la sta in carcere, no è Mari! Che Mari che fa? I Mari che ha la scena, ne ha fatica, è una puttana soldaca! Ma sti bugiare ma che fa, naga? Quando l'uomo ha poche paura, o su bici per terra, o poche saponi, e per noi, si mette ricchina, a bozza, ma aspetta l'allarme mia sabbia! In galera è mugliare, e Mari che ha Ma voleva dire un'altra cosa questa domanda, cioè voleva dire che cosa ne pensa della possibilità che vogliono dare ai detenuti di avere in cella la propria moglie almeno una volta a settimana. Bene, la moglie in cella e il marito no, esce. Capito, no, non capisce. Cioè, quindi se io dico, io... La possibilità più, di non rinunciare all'affetto, all'amore, come ha già fa capire. Io non rinuncio all'amore, io voglio bene, se tu avessi una moglie, va bene, sì, che cosa madre, ti... Madrone. Come? Ma la trovo, no. Se l'aiuto per lo danza, se l'aiuto per lo sposo. Beh. Il mo sposo. Ma tu non hai una moglie. Lo chiamo, o te lei. Ma tu non hai una moglie. Non hai una moglie, purtroppo, non ce l'hai. Non hai una moglie. Per cui devi rimanere là. Devi rimanere là da solo, perché senza moglie. Che? Ti piaci? In che senso, scusa? Vabbè, sì, simpatico, sei, insomma... Tu non metti la fama in te. Che? Vabbè, staccate l'inchiesta. Staccate l'inchiesta. Staccate l'inchiesta. Ti sono bollito, sono bollito. Che? Sono bollito. Ma per piacere. Ma scimmi, ti porto a mangiare tutti i cozzi che ho mangiato. Ma stacchiamo l'inchiesta. L'anello, ti metto l'anello. Staccamo l'inchiesta, andiamo allo studio. Grazie.